si balla e si trema, amore mio. Non sono. Con il sorriso degli ultimi abbiamo già intrapreso un'ottima amicizia già da ormai da qualche anno, infatti ogni volta che loro arrivano per noi è una grande festa, e per i bambini anche, perché comunque arrivano una marea di giochi e i bambini sono felici di riceverli. Dico, anzi, li ringrazio veramente ufficialmente a nome di tutti i bimbi, di tutte le famiglie, del loro contributo e del loro affettuoso sostegno. La distribuzione dei giochi avverrà tramite i nostri operatori, perché purtroppo il periodo di Covid non permette a nessuno di poter salire nel reparto, quindi ci sono soltanto gli operatori che sono autorizzati a farlo, e durante le giornate da qui al Natale noi distribuiremo i giochi ai bimbi. Oggi siamo contenti di confermare il nostro sostegno a Palermo, al reparto oncologico pediatrico di Palermo, con quello che facciamo. Noi cerchiamo di donare tutti questi giocattoli ai nostri meravigliosi bambini affinché possano passare dei momenti sereni, momenti diversi. L'associazione nasce da un gruppo di genitori, tutti legati in modo diretto o indiretto a un'esperienza oncologica, sia pediatrica sia in età adulta. Noi abbiamo deciso a suo tempo, circa 3 anni fa, di trasformare le nostre lacrime in sorrisi. Personalmente ritengo chi ha la possibilità di fare qualcosa ha il dovere di fare qualcosa. Noi abbiamo deciso di metterci in gioco, di donare tutto quello che potevamo donare, e abbiamo scelto i bambini e i giocattoli, che è il modo più semplice per aiutarli e regalargli qualche sorriso. Non siamo eroi, non siamo niente, siamo dei genitori che amano tutti i bambini colpiti dal cancro infantile. Bisogna pensare, ci sono persone, in questo caso bambini, che vorrebbero essere fuori in una giornata cupa, che per noi è cupa, loro invece vorrebbero essere al nostro posto. Sicuramente è un impegno che condividiamo con tutte le figure professionali coinvolte nel percorso di cura. In maniera particolare voglio nominare i volontari, sono le persone splendide che ogni giorno donano non soltanto parte del loro tempo, ma proprio del loro cuore, della loro presenza, delle loro competenze per aiutare e accompagnare questi bambini nel difficile percorso di cura. Quindi cerchiamo di curare molto l'aspetto quello del gioco, ludico, della relazione. La maggior parte dei bambini fortunatamente guarisce e tra l'altro c'è anche una grande attenzione negli ultimi anni anche a percorsi terapeutici che non solo portano all'obiettivo della guarigione ma anche a una buona qualità di vita. Almeno a me questa esperienza mi ha insegnato tanto, soprattutto perché stando a contatto con i bambini e con queste patologie mi danno tanta carica, mi fanno capire quanto è importante quello che abbiamo noi, e i loro sorrisi, la loro come dire, spontaneità, per noi è una carica veramente. Io ringrazio il cielo di far parte di questa associazione e di essere disponibile nei confronti di questi bambini che sono meravigliosi. E sono fiera di far parte di questa associazione e felice di affrontare la vita con felicità, sapendo che faccio contenti questi bambini e la loro famiglia. Non ci lasceremo mai.